Ma per Dio, sparisce proprio da sotto i piedi, poteva almeno avvertire. No. Scusate, voi perché vi togliete Dario, le ali? Sì, dimmi. Perché per fare questo pezzo ci vogliono altri musicisti. Dei replicanti. Duplicati, non esagerate. Venite avanti, per favore, altri musicisti. Esageri, guarda, qui si riempie come in un tram, dall'ora di punta, andiamo. Stacco, pronti, no? Vai. Stacco pure. In un modo desueto. Sì. A una, a due, a una, a due, tria, fora. Sono umani, sono robot. Sono umani, o sono robot. Babbo racconta, da dove vengono gli operai. Sono umani, o sono robot. Ne ho visto uno ieri, talmente pallido e stralunato, che mi son chiesto ma da dove sarà. Sarà umano oppure robot? Babbo, raccontami, da dove vengono gli operai? Sono robot. Beh, gli operai sono di certo una razza strana. Sono umani o sono robot? Non si sa bene dove sia nato, in quale stato. Forse è un amplesso tra una ninfa e il sindacato. Pure dopo erano tanti una volta, e adesso non ce n'è quasi più. C'è chi dice che stanno nascosti in grandi casermoni, in certi appratti della periferia, perché si vergognano, si sentono colpevoli anche del crollo dell'economia. Hanno preteso di essere pagati come la Babbi, hanno boicottato con l'assenteismo, l'industrializzazione, togliendo il profitto e lo sviluppo a tutta quanta la nazione. Si alzano all'alba per intrupparsi dentro la fabbrica, gli occhi fissi come i robot, e quando escono il sole se ne è già sceso giù, gli occhi fissi. Solo una volta ho incontrato uno di loro, io l'ho fermato e gli ho parlato più o meno così. Vorrei sapere chi sei, vorrei sapere chi è, che non si vedono mai, come vivi? E risponde solo un contabilista. Ho capito, sarai anche un contabilista. Reparto saldature. Però mi vergogno, non mi vergogno, e si vergogna. Perché ha effetto della silicosi, allora. Non rendo al massimo, capisci? Anzi, sono sotto produzione. Ma capisci? È sotto produzione. Sono un peso morto, mi hanno liquidato. Ha detto vai a casa, sei licenziato, non sei più. E non mi vedono più, non lo vedono più. Vai. Meglio, meglio. Poi la domenica vanno tutti alla partita. Si gioca e fanno i botti e urlano e picchiano forte su quei tamburi. Maradona c'è. Vento